Se quanto il web può influenzare, può essere utile oppure pericoloso nel passare le notizie, insomma. Il web non è pericoloso perché gli strumenti non sono pericolosi, è l'uso degli strumenti che rende le cose pericolose o non pericolose. Quindi il web non è pericoloso, il web però è centrale, anche per la potenzialità di diffusione dei messaggi. Per cui se pensiamo che molte di queste storie sono state raccontate all'inizio solo grazie al web, il web diventa evidentemente il luogo in cui molto spesso ormai le storie si formano. Per cui tutto quello che noi oggi interpretiamo in chiave mediatica è a partire dal web e non va verso il web, si è proprio ribaltata completamente la direzione.